Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della nostra cari allenatore con l'Udinese. Siamo in corsa Europa League perché vogliamo assolutamente provare a raggiungere l'obiettivo che ci ha dato la dirigenza. Una bella A per Evangelista, anche Nesiri. Dobbiamo cambiare poi gli allenamenti col 3-4-3, sì. Diciamo una sorta di 3-5-2 anche, ci stiamo trovando abbastanza bene. No, non voglio allenare la Russia, anche se è una bella formazione. Allora, vediamo che succede principalmente. Nelle nazionali, vabbè, c'è una grossa pausa, togliamo queste email. Abbiamo un 84 di overall che non è assolutamente malvagio, questo è poco ma sicuro. Tizi incontra Federazione Russia, ok, va bene, ma non mi interessa. Interrompiamo per fare gli allenamenti, ragazzi, logicamente. Allora, vorrei sostituire Aguilar, che non sta crescendo, maledetto lui. Vorrei allenare, dov'è? Coné, che è importante. Difesa, Torello. E poi Lenglet, secondo me già è abbastanza forte così, quindi vorrei allenarmi i centrocampisti. Ayub fa il caso mio. Nei passaggi, metto facile per non caricarlo troppo. Allora, vediamo. Ok. Nesiri che sta crescendo veramente bene. Allora, vabbè, qui avanziamo. La prossima partita è importante contro il Napoli, squadra tosta, veramente tosta, ma che possiamo comunque gestirci. Allora, vediamo. Ok, possiamo simulare, anzi no, giochiamo con 4-4-2 contro il Napoli, raga, sinceramente, perché è dura. Allora, qui gioca Zapata, qui gioca De Paul, Adnan, no, metterei Yanto, Fofana, mettiamo qualità con Alfredson. Sì, dai, direi di fare così. Ok, perfetto, salviamo, perché questa, raga, sfida tosta, il Napoli, grandissima squadra, diciamo molto importante. Giochiamo in casa, però non è detto, perché l'Udinese contro il Napoli di solito nella realtà fa belle prestazioni, non è detto che la perdiamo per forza. Certo, Caglion, Milik e Mertens fanno abbastanza paura, devo dire la verità. No, è infortunio per Yanto, vantaggio Widmer, ma maledizione, Yanto è fondamentale, pareggia Diawara, maledizione, ci stavo quasi credendo con quell'1-0 iniziale. Entra Redondo al posto di Yanto, che probabilmente si è fatto davvero male. Entra Giaccherini, Albiol. Vediamo. Buon pareggio, raga, buon pareggio, perché Napoli è sempre una grandissima squadra. Quindi buon pareggio, anche se volevamo veramente prenderci questa Europa League, dovevamo vincere in casa qui, però vabbè, il Napoli è il Napoli. Vediamo se sale qualcuno. Scuffè diventa un 78, grande Scuffè, grandissimo Scuffè, perfetto. Noi siamo giocati col 4-4-2, con le grandi usiamo il 4-4-2, raga, così siamo più equilibrati. Allora, dove siamo? Al decimo posto, un po' lontani dalla nostra, dal nostro obiettivo. Dai, col Cagliari, anche se fuori, dobbiamo vincere per forza, perché veramente, Coné, ti faccio giocare in Coppa Italia. 6 settimane, Yanto, maledizione. Coné, non dare fastidio, per piacere. In Coppa Italia giocate tutti, ma ora dobbiamo vedercela qui. Ed è dura. Allora, qui gioca Evangelista. Anzi, faccio giocare Nesiri. Qui però non porta Evangelista, perché può entrare. Stanno crescendo bene i nostri giocatori, devo dire che stanno crescendo veramente bene. Però l'obiettivo dell'Europa League è un pochettino distante. Certo, fare i 3 punti contro il Cagliari, in casa del Cagliari, adesso sarebbe una grandissima cosa. Sarebbe una grandissima cosa, però non è semplice. Allora, Lenglet subito viene ammonito. Dai, gli attaccanti, Selke. Bravo Nesiri, bravissimo. 1-0 per noi. Ancora lui, doppietta del nostro fenomeno Nesiri. Vamos così, perfetto. E vediamo. Vabbè, questa ce la portiamo a casa, raga, pure se subiamo un gol adesso. Ok, 2-0, perfetto. Veramente perfetto, sono contento dei miei ragazzi. Ecco, vedete, con le vittorie si fanno i balzi avanti. Certo, siamo lontani
Vabbè, siamo lontani. No, sempre quei maledetti 6 punti per l'Europa League. È un po' distante alla fine il traguardo, 6 punti sono tanti in Serie A. Però vediamo. Koné sale, ve l'avevo detto che poi incomincia a salire, ragazzi. Quindi Koné, gran bel giocatore, sono contento perché sta facendo una crescita buona. Allora, avanziamo. Arriveremo fino al mercato di dicembre, vi dico già, cioè fino al mercato di gennaio. Quindi poi nel prossimo episodio ci sarà il mercato di gennaio. Interessante, o forse anche in questo, vediamo. Non lo so, sinceramente. Allora, Porto Mensile, ho vinto il premio allenatore del mese, quindi non è facilissimo, lo posso assicurare. Ok, perfetto, va bene così. Ora, avanziamo, abbiamo la partita col Bologna che dobbiamo vincere, non voglio scuse, giochiamo sempre con la difesa a 3 e non voglio assolutamente scuse, no, Nazionale Perù non mi interessa. Ok. Allora, giochiamo anche in casa, sempre difesa a 3. C'è più qualità qua, Alfredson, ragazzi. Faccio riposare Ayoub e metto Fofana. Ok, che è anche cresciuto. Danilo torna in campo al posto di Samir, sinceramente. Lenglet va lì. Facciamo giocare Scuffè, altrimenti poi si lamenta sempre. Al posto di En-Nesyri voglio far giocare il nostro Evangelista. Ok, va bene così. Vediamo, col Bologna voglio i 3 punti, raga. Non ci sono scuse. Sarei molto deluso in un pareggio o una sconfitta. Ve lo dico proprio chiaramente. Quindi qua bisogna vincere. Selke, fammi i tuoi benedetti gol. Ne hai fatti veramente pochi. Forse uno solo. Mi sa che ne hai fatto fino ad ora. Penso che non è un qualcosa di positivo, secondo me. Anche perché in questo modulo tu dovresti anche abbastanza segnare. Si infortuna Krejci. Vecchio cuore Bologna, ragazzi, l'abbiamo allenato, l'abbiamo portato sul canale. Ancora 0-0, dai ragazzi, sblocchiamola, voglio la vittoria qua. No, Selke si infortuna, addirittura De Paul 1-0. Piccola gioia, ma l'infortunio di Selke. Vabbè ragazzi, l'abbiamo vinta però, che era fondamentale. Però l'infortunio di Selke, sapete, io ci tengo tanto a questo giocatore e mi dispiace, però vediamo quanto tempo, magari non è niente di che. 5 giorni, ah vabbè, non è niente di che per fortuna. Ci siamo andati a vincere questa partita fondamentale, veramente fondamentale. Però avanti vanno forte, raga. Purtroppo quando ci sono questi campionati che avanti non mollano niente, è dura perché non riesci a raggiungerli facilmente. Evangelista sale, anche Ayoub è lì vicino, perfetto, Evangelista grande. Avanziamo. Dicembre ricco di pause per le nazionali. Arriviamo alla partita con l'Atalanta. Atalanta tosta, tosta. Probabilmente fuori casa, quindi veramente dura. Poi c'è la partita di Coppa Italia dove lì metto tutte le riserve perché l'obiettivo l'abbiamo fatto. Non pretendo di arrivare chissà dove con la mia Udinese. Vorrebbe giocare Raneghi, però giochiamo contro l'Atalanta. Vabbè. Vediamo, giochiamo ospiti. Vabbè, no, però voglio far giocare Zapata, sinceramente, non mi interessa. Vorrei far giocare Kums che fino ad ora non ha giocato, ragazzi. Poi, difesa va bene così. Partita da vincere, cioè questa la dobbiamo vincere assolutamente. Faccio riposare ancora Newly perché mi serve un po' più di dinamismo a centrocampo e Kums me lo può dare. Allora, andiamoci a giocare questa partita. L'Atalanta è sopra di noi in campionato, quindi è dura. Poi a Bergamo c'è una bella fortezza, quindi sicuramente non è facile. Allora, vediamo. Ancora 0-0 al 20esimo. Inter si è comprato Brad White, bell'acquisto, devo dire. Guardate il Sassuolo come dà fastidio alla Fiorentina. Molina, Fofana è entrato, segna De Paul, ragazzi, il nostro fenomeno. Dai De Paul, dai De Paul. Vabbè, sta facendo un bel po' di gol. Madonna se riusciamo a tenere questo risultato. Non ci facciamo beffare all'ultimo minuto. La vinciamo, raga. La vinciamo. Va bene così. 1-0, perfetto. Ok. Allora, qua ci simuliamo. Poi devo cambiarli, mi sa, gli allenamenti. Ora vediamo un po' la situazione. Ayoub sale ragazzi, diventa un 77. Mamma mia, quando questi giocatori si avvicinano all'80, questi giocatori che compro sconosciuti, è tanta roba, raga, veramente mi fomento un sacco. Allora, turno 3 della Coppa Italia.
col Trapani, qui facciamo giocare tutte le riserve, assolutamente. Allora, possibili incarichi, va bene. Allora. Col Trapani sempre così, però metterei addirittura un altro schema, lo chiamiamo Coppa Italia, ragazzi, perché se andiamo avanti lo sfruttiamo. Coppa Italia, ok, ecco qui, e addirittura, raga, sperimenteremo un altro modulo. Ebbene sì, vi porto ancora un altro modulo. Allora, la Coppa Italia è una competizione che si gioca alla fine anche eventualmente sui supplementari, giusto? Quindi voglio andare un po' più a corto e voglio utilizzare un 4-2-3-1 con due mediani proprio a protezione della mia difesa. Quindi due mediani proprio di quantità, come possono essere Fofana e Gnukuri, che comunque li voglio girare in Coppa Italia. Gnukuri non ha ancora giocato fino ad ora. Gioco con Samir e Kutepov. A destra faccio giocare Faraoni. Uso i terzini proprio per poter far giocare anche le riserve, come può essere Kone, come può essere Faraoni. Poi qui sulla destra diciamo che non ho molte alternative, devo dire la verità. Però vorrei adattarmi Redondo lì, perché è vero che può fare solo ASS, però secondo me può rientrare col mancino. A sinistra gioca Evangelista, mi va più che bene. Come trequartista vorrei provare Nesiri, e come punta gioca Zapata. Selk si è ripreso, però facciamo giocare Zapata, perché in Coppa Italia può far bene contro il Trapani. Quindi direi di salvare questa formazione, logicamente. Ora andiamo a sostituire nei moduli. Allora, mettiamola. Perfetto, perfetto. Allora, vediamo che succede. Ovviamente il Trapani, squadra di Serie B, in teoria parte svantaggiata rispetto a noi che siamo una squadra di Serie A, però mai dire mai in Coppa Italia. Ha quel Citro che non è male, anche nella realtà gioca bene. Ecco, andiamo subito in svantaggio, però pareggia Fofana, perfetto. Per quello vi dicevo, te la puoi pure portare ai supplementari, però devi tenere un modulo più accorto, secondo me. Entrato De Paul, Kresic del Trapani si infortunia. Vediamo che succede. Ecco, Curiale, raga, usciamo già, vabbè, più di tanto anche meglio. Peccato, ve l'avevo detto che non era scontata la Coppa Italia, perché succedono cose strane. Scusate. E quindi vabbè, la Coppa Italia noi l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, quindi più di tanto non ci interessa. Alla fine andare in Europa League dalla Coppa Italia non è semplice. Ok, abbiamo a due lunghezze adesso l'Europa League, si è accorciato il gap. Quindi e ora abbiamo una partita col Crotone che sulla carta è abbastanza abbordabile. Forse in Coppa Italia abbiamo anche pagato il nuovo modulo usato per la prima volta, effettivamente, però vediamo. Allora, rischio di perdere un giocatore, no Ertò, io ti rinnovo il contratto. Ertò mi piace, raga, mi piace perché è un giocatore che sta zitto lì e lavora, sempre se lo trovo. Dove sei Ertò? Ecco di qua. Eh no, te lo devo rinnovare, ti do quanto mi chiedi sinceramente, perché non ti voglio perdere. Metto anche il giocatore di prima squadra, cioè chiave. Chiamo io un anno, vuole un anno, ok. Vediamo se mi accetta, perché interessa nazionale cilena, bella nazionale, ma non mi va. Allora, rosa, col Crotone giochiamo a 3 qui. Però vorrei togliere Kums e metterci di nuovo la qualità di Ayub. Poi qui gioca Selke, Adnan, De Paul. Mannaggia, qui ancora infortunato il nostro Yanto, sì, mannaggia. Va bene, ok, gioca Scuffè, se no poi è troppo scontento, tanto Carnesis per il momento non dà fastidio e quindi va bene così. Allora, madonna, come sarebbe bello vincere, raga. Vincere col Crotone adesso significherebbe dare fastidio lì sopra in zona Europa, lì logicamente. Vediamo, subito De Paul, il nostro talento, che giocatore, ragazzi. Subito 1-0 al terzo minuto, ammonito Martella al quarto. Vediamo, vediamo che succede. Raga, dobbiamo raddoppiare, perché sennò mi fate stare con l'ansia. Ragazzi, raddoppiamo Ayub. Ayub, grande giocatore, anche lui preso nella finestra di mercato estiva quest'estate con la nostra Udinese. Vinciamo 2-0, prova convincente dei nostri. Grandissimi, grandissimi ragazzi, va benissimo. Allora, facciamo gli allenamenti.
Allora, vorrei togliere Ayub, che già sta crescendo un botto, veramente un botto. Janko, devi salire. Devi assolutamente salire o almeno nei tiri, visto che lo faccio giocare a posizione avanzata lì, non esterno sinistro puro o destro, come volete. Koné diventa un 63, sta crescendo bene, perfetto. Enesiri è vicino a 72, meglio di così, non poteva andare, no, poteva andare, però ci accontentiamo. Allora, ufficio, cosa si dice? Vediamo, conferenza stampa, il giocatore è ristabilito, Janko è tornato, però non me lo rischio subito. Allora, motiviamo i nostri giocatori. Con l'Udinese non è facilissima. Fatemi vedere, giochiamo fuori casa anche. Vediamo, avanziamo, giusto per vedere se giochiamo fuori casa. Allora, sono in grado di giocare. Janko, mi sa che vuole giocare. Ok, Ertò, abbiamo rinnovato il contratto. Siamo fuori casa. Ok, allora vado a corto col 4-4-2, ragazzi. Australia, no. Ok, perfetto, Ertò ha rinnovato. Ok, Janko, allora lo metto già in campo, ma io vado con 4-4-2, non so perché, ma non mi fido, ragazzi. Con 4-4-2 vado più a corto. Raga, non riesco a fare a meno di Alfredson, perché Alfredson veramente mi fa la differenza. Facciamo giocare Faraoni, unico alla fine terzino destro di ruolo. Certo, possiamo adattare i centrali, però meglio utilizzare Faraoni e ruotare i giocatori. Allora, io non so perché, ma non mi fido di questa partita. Questa potremmo anche perderla, vi dico proprio la verità, perché la Sampdoria ha grandi talenti. Se sono in giornata danno un sacco fastidio. Qui però vantaggio Widmer, vedete, subito pareggio del fenomeno Muriel. Qui è durissima, è veramente dura, siamo andati in vantaggio, ma ora la situazione si fa difficile, inerzia dalla parte della Samp, logicamente. Dopo aver pareggiato, giocando in casa con i tifosi che comunque elogiano sicuramente la squadra, vediamo che succede. 2-1 Muriel, ve l'avevo detto. Questa era una partita che alla fine la perdevamo. Avevo questa sensazione, giocando con la difesa a 3 perdevamo ancora di più, secondo me. Allora, raga, però vedete, siamo tutti a 18 partite, vabbè, tranne Lazio e Juve che sono avanti, e siamo a pari punti nella zona Europa League. Raga, il Napoli anche corre, quindi dobbiamo accontentarci di quel quinto posto, se riusciamo. Però ci sono anche Milan, Atalanta, Fiorentina dietro. Mamma mia, sarà veramente durissima, e ora ci avviciniamo a dicembre. A gennaio, scusate. Allora, vediamo. Interrompiamo per fare gli allenamenti. Ok, chi è che vuole andare via? Mario Diaz. Va bene, offerta ritirata. Giocatore squalificato, Lenglet. Forse troppi gialli, possibile. Forse sì, forse no, ma penso di sì. Allora, vediamo. Qui facciamo gli allenamenti. Penso possa salire sia Janko che Scuffè. Vediamo se magari il mio intuito mi aiuta. Sale invece Nesiri, divento 72, perfetto. Alla grande, alla grandissima, dai così, vediamo, avanziamo. Zapata secco di gol, mi ha detto che non mi piaceva granché. Vabbè, anche lui vuole andare via, va bene, avanziamo ancora. Altri allenamenti possibili, direi di sì. Ok, ci ritroviamo nel mese di gennaio, sempre questo dicembre. La società udinese ha appreso dell'esistenza di un potenziale problema legato al centrocampo. Abbiamo ragione di credere che in caso di infortunio o squalifica di titolari non vi siano sufficienti affidabili alternative. Ma vediamo. Io penso che siamo coperti a centrocampo, secondo me. Il Belgio, però vabbè, non mi va adesso. Calciomercato aperto, Enesiri, Koné e... ok, perfetto, Scuffè ora è tranquillo, immaginavo. Quindi, raga, prima di chiudere l'episodio, facciamo prima gli allenamenti. Qui voglio che salgano i due fenomeni che ho, Janko e Scuffè. Ok, Janko diventa. Ah, mi è salito Scuffè. Janko diventa un 77, grandissimo. Tutti vicini all'80. I tifosi vogliono Jorginho, va bene. Allora, ora il mercato è aperto, faremo il mercato di gennaio, logicamente. Chi è la squadra che andiamo ad affrontare? La prossima, così imposto già il modulo. L'Inter, quindi lasciamo il 4-4-2. Madonna, raga, Inter, Roma, poi vabbè, Empoli e Milan. Vabbè, ma che sfiga, l'Europa League la vedo tragica.
Allora, 85 di overall, buono. Vediamo le aspettative della dirigenza. Allora, qui abbiamo finito, va bene. Qui non siamo messi proprio benissimo. Vabbè, ma io mi sa che i soldi non li risparmio. Cioè, ok l'obiettivo, ma devo fare un po' qualche investimento per il mercato di gennaio. Non tantissimo, ma qualcosa dobbiamo farla. Allora, voglio far vedere, prima di chiudere l'episodio, l'info rosa. Farvi vedere i giocatori che sono cresciuti. Scuffè più 5, cioè un più 5 è tanta roba. È già un 79, grandissimo. Widmer più 1, Erto rimane stabile. Vabbè, però 28 anni, Danilo sapevo che scendeva. Lenglet che abbiamo comprato, già un 78, Alfredson stabile. Ayub 77, mamma mia. Scusate ancora. Ali Adnan più 2, sapevo che cresceva. De Paul, però peccato, è stato infortunato alla fine. Però guardate, 11 presenze, 5 gol, buono. Evangelista più 2. Serke 20 partite e un gol, raga. Cioè, troppo poco, ok che sta salendo bene. Vabbè, diamogliela comunque la chance. Carnesis, va bene. E Nesiri, solo 4 presenze e 2 gol. Forse devo sfruttarlo un po' di più, 72. Nyukuri sale, anche se è in prestito. Fofana più 1, ottimo. Zapata più 1. Però in prestito Kutepov comunque è salito, anche se non mi ha entusiasmato. Però è salito. Redondo più 1. Yankto più 2. Buono Yankto. Kone già più 3. Arriva facile a 65. Samir più 2. Samir non è da sottovalutare. Non lo sto facendo giocare, però non è male. Aguilar più 1. Faraoli non crescerà. Neghi, vabbè, non mi piace. Kums. Kone. Vabbè, Koef. Questo non è male. Come terzino ci torna. Anche Denilson ci tornerà. Vaghe, vabbè, sta facendo il suo campionato con zero presenze. Guilherme anche. Musabu King, bel giocatore questo qui. Però non sta giocando, mannaggia, al Tolosa. Alberg più uno. Bruno Fernandez, che l'anno prossimo sarà il nostro COC insieme a De Paul. Voglio lasciarlo ancora alla Sampdoria, visto che le sue partite sta facendo 16 partite e può arrivarmi già quasi a un 80 l'anno prossimo. Iniguez più 1. Mamma mia, quanti giocatori arrivano l'anno prossimo, ragazzi, che dobbiamo gestirci. Non sarà facile. Anche Kevin Lasagna. Meret, altro portiere, ottimo. Bei giocatori, veramente bei giocatori e bella squadra, devo dire. Quindi ragazzi, direi che questo episodio si può chiudere qui. Spero vi sia piaciuto, episodio ricco. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.